Buongiorno a tutti, ben ritrovati alla diretta Facebook del Comune di Santo Stefano Ticino. Oggi è 5 marzo, sono le 12:10 circa del pomeriggio. Allora, iniziamo subito con i dati del Covid, visto che da un po' che non vi informo. Le notizie qua sono, come potete immaginare, estremamente buone e positive. Ad oggi abbiamo 9 casi positivi, quindi la curva è in forte discesa. Ricordo che il picco aveva superato i 300 casi qualche settimana fa, adesso siamo del tutto in una situazione tranquilla, anche se sappiamo che comunque l'emergenza sanitaria proseguirà fino a fine marzo, quindi fino a fine marzo noi dobbiamo obbligatoriamente rispettare tutte le condizioni che ormai conosciamo, no? La mascherina nei luoghi chiusi, il distanziamento e compagnia bella. Quindi su questo fronte Covid sicuramente buone notizie. Poi c'è l'altro fronte, quello dell'emergenza ucraina. Ecco, qui per vostra informazione abbiamo effettuato 3 consegne sostanziali. In queste 3 consegne abbiamo praticamente portato più di 500 pacchi contenenti generi di prima necessità, quindi abbigliamento, alimentari e farmaci. L'abbiamo portati in un luogo che ci ha indicato il consolato ucraino. Io sono in contatto con il consolato anche perché in questi casi è sempre meglio accertarsi ed essere sicuri di quello che si sta facendo. Quindi il tutto è coordinato dal consolato ucraino. C'è un'associazione che poi ha la funzione di portare questi beni in Ucraina. E devo dire che siamo estremamente soddisfatti dalla risposta che Santo Stefano Ticino ha dato in occasione di questa emergenza ucraina. Una risposta, direi, sicuramente al di sopra delle aspettative che avevamo. Tantissima gente si è offerta di aiutare, collaborare, ha portato di tutto, è andata a fare la spesa, quindi veramente io vi ringrazio di cuore per quello che avete fatto. Così come ringrazio le associazioni che stanno contribuendo nella gestione organizzativa di questa emergenza ucraina. Le ricordo, sono Diamoci una mano, l'Avis, la Proloco, ringrazio la Protezione Civile perché diciamo sta coordinando veramente tutta l'attività. E i cittadini di Santo Stefano che aiutano i volontari, ma anche i cittadini ucraini che risiedono a Santo Stefano perché ovviamente si sentono maggiormente coinvolti e il loro contributo è prezioso perché stanno traducendo tutto in ucraino. Per esempio, i farmaci hanno una posologia e quindi questa posologia la indicano nel loro linguaggio, in maniera tale che quando arriverà a chi deve arrivare, probabilmente non parlerà italiano e quindi sarà avvantaggiato dal fatto di avere un testo tradotto in ucraino. Quindi veramente non posso che essere soddisfatto di tutto quello che stiamo facendo. Mi informo inoltre che in questo momento abbiamo ufficialmente 4 rifugiati a Santo Stefano Ticino, 2 adulti e 2 bambini. L'ultima signora che è arrivata assieme ai 2 bambini, l'ho incontrata stamattina qua in comune, ovviamente è seguita passo passo dai nostri uffici sociali. Situazione veramente difficile, è scappata dalla guerra, quindi ha tutto il nostro supporto e tutta la nostra comprensione e anche la difficoltà di vivere una situazione così difficile. Anche in questo caso Santo Stefano si è dimostrato all'altezza della situazione. Abbiamo una cittadina di Santo Stefano che ha messo a disposizione un appartamento per poter ospitare temporaneamente questa signora con i 2 bambini. Io ringrazio veramente questa cittadina perché è un gesto di alta generosità. Ne approfitto per invitare altri cittadini a segnalare eventuali disponibilità perché
Proprio ieri ho sentito il consolato ucraino, ho un contatto all'interno con il quale mi confronto con una certa regolarità e appunto questa persona mi ha detto che si aspettano una importante uscita da parte della cittadinanza, della popolazione ucraina, gente che scappa, ma milioni di persone che stanno scappando in questo momento dall'Ucraina. È comprensibile, è capibile. Si parla principalmente di donne, bambini e persone anziane, per cui aspettiamoci altri arrivi, sono nell'aria. Purtroppo non è possibile, nessuno sa fare delle previsioni accurate, però dobbiamo essere pronti ad accogliere. A questo scopo abbiamo anche effettuato una riunione ieri alle ore 17. I sindaci dei comuni che fanno parte del piano di zona, quindi della zona del Magentino. Ci siamo ritrovati per definire delle linee guida e per confrontarci sugli spazi che possono essere messi a disposizione. Ovviamente il capofila è Magenta, in quanto città più, diciamo, predisposta e capace nel dover ospitare queste persone. E ci stiamo attrezzando, ci stiamo organizzando. Comunque, per i cittadini di Santo Stefano che avessero delle possibilità di poter dare temporaneamente degli alloggi, degli appartamenti o anche semplicemente una camera, ecco, scrivetelo alla mail emergenzaucraina@comune.santosteFanoticino.mi.it. Date la vostra disponibilità, la vostra adesione e il coordinamento poi deciderà il da farsi. Ovviamente per tutta questa emergenza ucraina siamo costantemente anche in contatto con la prefettura, dalla quale ci aspettiamo nei prossimi giorni delle linee guida più definite, più precise, che ovviamente vi comunicherò. Poi, cambiando completamente argomento, oggi è Carnevale, quindi Santo Stefano Ticino, l'amministrazione comunale, ha deciso di comunque festeggiare il Carnevale, anche se vi posso assicurare non è una cosa così scontata, perché in molti paesi attorno a noi, molte città attorno a noi, non c'è nessun festeggiamento. Noi abbiamo pensato di doverlo fare, prendendoci i rischi del caso, ma anche confortati dai numeri che abbiamo sui nuovi casi positivi. E quindi alle ore 15 inizierà il Carnevale con l'arrivo dei carri. Di conseguenza tutta la cittadinanza è invitata a partecipare al carnevale, ci si trova in piazza. Mi raccomando, sempre i soliti accorgimenti, cioè dovete avere il pass con voi, il green pass, perché ci saranno dei controlli, mantenere il distanziamento, indossare categoricamente la mascherina. Mi raccomando, le cose stanno andando avanti bene, cerchiamo di non farle peggiorare. Mi confido sulla, diciamo, la responsabilità di ognuno di voi. Domani mattina alle ore 11 ci sarà un presidio in Piazza Pertini organizzato da ANPI per dire no alla guerra. È un presidio che coinvolgerà le diverse associazioni di Santo Stefano, i partiti politici e ovviamente tutta la cittadinanza che vorrà partecipare. Quindi ripeto, domani mattina, domenica alle ore 11 in Piazza Pertini. Poi altra informazione, l'ultima: lunedì inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria presso il cimitero. Ci saranno sicuramente dei disagi per i quali ci scusiamo preventivamente. I lavori interesseranno la cappella e un edificio adiacente all'ala nuova che abbiamo appena inaugurato. Quindi mi raccomando, ci sarà sicuramente lavoratori, operai e muratori a fare dei lavori con conseguente disagio. Questione di qualche settimana, poi tutto si risolverà. Quindi niente, questa era l'ultima notizia, rinnovo l'invito per questo pomeriggio alle ore 15 in piazza Santo Stefano Ticino per festeggiare tutti insieme il carnevale. Mi raccomando, mettete un bel vestito di carnevale, una bella maschera, che questo pomeriggio ci divertiamo tutti insieme. A presto, arrivederci.